siamo a Riccione, dove è in corso di svolgimento il 10° congresso annuale di IGIBD, la società scientifica che si occupa in particolare della cura della malattia di Crohn e della colite ulcerosa. Tra i tanti dati, tra i tanti studi presentati, ci ha colpito uno studio epidemiologico molto interessante che riguarda un'intera regione, che è la Sardegna, che ci siamo fatti raccontare dal dottor Gianmarco Moci, che l'ha coordinato. Dottor Moci, innanzitutto, che indagini avete condotto e che cos'è che volevate conoscere esattamente? Qual era il vostro obiettivo conoscitivo? Allora, sappiamo che in Italia anzitutto non esiste al momento un registro sulle malattie infiammatorie croniche intestinali, malattia di Crohn e retocolite ulcerosa, quindi mancano ancora tutta una serie di dati clinici ed epidemiologici su queste patologie. Siamo andati a valutare nella nostra regione, la Sardegna, quelle che erano le principali caratteristiche cliniche ed epidemiologiche appunto di una popolazione di pazienti adulti affetti da colite ulcerosa che afferivano, erano seguiti in 7 centri BD della nostra regione. Siamo riusciti a arruolare 450 pazienti e abbiamo visto fondamentalmente che alcune delle caratteristiche cliniche in termini di estensione di malattia, in termini di età alla diagnosi, sono tutto sommato sovrapponibili a quelle di altre coorti che sono state arruolate sul territorio nazionale e anche in ambito europeo. Quali sono i dati più importanti che avete visto? Allora, abbiamo visto anzitutto che tre quarti della popolazione affetta da colite ulcerosa ha una diagnosi nella fascia d'età compresa tra i 17 e i 50 anni e che c'è una piccola percentuale di pazienti, meno del 5%, che ha avuto una diagnosi prima dei 17. Questo sottogruppo ha delle caratteristiche particolari già alla diagnosi, nel senso che sono molto, molto più frequenti le localizzazioni estese a tutto il colon, quelle che noi chiamiamo pancoliti, mentre nella fascia tra i 17 e i 40 e soprattutto dopo i 40-50 anni c'è una prevalenza delle colite ulcerose localizzate solo al colon sinistro. Questo è un fattore importante perché condiziona anche la progressione di malattia. Più la colite viene diagnosticata in età, diciamo così, tardiva, in particolare nei pazienti dopo i 50-60 anni, più è lenta anche la progressione, cioè l'estensione. E quindi immaginiamo che ci sarà anche meno bisogno di utilizzare dei trattamenti aggressivi. Ecco, che utilizzo farete di questi dati? Come vi potranno essere utili a voi e soprattutto ai vostri pazienti? Questi dati sono molto utili perché appunto sinché non avremo un registro nazionale esattamente non conosciamo i numeri della patologia. Il nostro prossimo obiettivo è di ripetere lo stesso lavoro per la malattia di Crohn. È stato anche utile sottoporre ai pazienti una serie di questionari sulla qualità di vita e sulla percezione che i pazienti hanno delle proprie cure. E c'è da dire che i risultati sono abbastanza soddisfacenti, cioè nel complesso la qualità di vita e la percezione delle cure è buona, in alcuni casi anche molto buona. Ci sono due criticità che abbiamo individuato principalmente. La prima è il garantire un accesso immediato entro 24 ore in caso di una riacutizzazione e l'altro è quello di migliorare sempre di più la comunicazione, il cosiddetto anche engagement, cioè riuscire a coinvolgere il paziente nel processo di cura, coinvolgerlo nelle scelte terapeutiche e informarlo in maniera adeguata su tutti gli aspetti della patologia.